Eppure oggi salviamo la striscia, ovviamente parlo della striscia di medaglie consecutive, o meglio, di giorni in cui siamo andati a medaglia consecutivamente a partire da Tokyo, ricordiamo a Tokyo tutti i giorni a medaglia, qui fino ad ora tutti i giorni a medaglia, oggi grazie a chi? Grazie a Mattia Furlani che tira fuori una grande gara fatta di costanza in pedana, fatta di un grande esordio, quindi un grandissimo approccio alla sua prima Olimpiade a 19 anni, subito 8,34 in quel modo, saltando, quindi prendendo la pedana in maniera perfetta. Tanta roba, e un salto nullo che sarebbe valso sicuramente argento e forse qualcosa in più, non lo scopriremo mai. La certezza è però che ha vinto una medaglia Furlani alla sua prima Olimpiade. Bronzo 8,34 dietro al giamaicano Pinnock e al greco, al fenomeno Milsiadis Tentoglu. Quindi, che cosa dire? Grazie, grazie Mattia Furlani. E poi per il resto, il ciclismo e altre gare, insomma, dell'atletica. Peccato per Sara Fantini, altrimenti avremmo assistito comunque ad una serata veramente ottima. Il ciclismo, ripeto, non è andato per il meglio per il quartetto, per quanto riguarda il quartetto maschile, quindi inseguimento a squadre, ma abbiamo avuto un'Australia eccezionale. Per quanto riguarda le ragazze, siamo in lotta domani con la Nuova Zelanda per provare ad andare a giocarci loro, ma sarà veramente molto molto difficile visto che ci sono state davanti di 3 secondi. Però vabbè, questo ed altro in questo nuovo video riguardo le Olimpiadi, questa giornata di martedì 6 agosto. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Partiamo proprio dall'atletica, ovviamente, da Furlani, dalle altre finali e dalle gare dove sono stati impegnati gli italiani. Furlani, salto in lungo, finale. Allora, era accreditato come uno dei possibili, no? Medagliati, però c'erano vari avversari con cui competere, fra cui anche se stesso, perché la tensione, e l'abbiamo visto anche, no, in Sara Fantini, può giocare dei brutti scherzi. Sei alla tua prima Olimpiade, 19enne, hai un approccio a 8,34 saltando in quel modo ed è veramente tanta tanta roba. Noi lo sappiamo che è forte, però alla prima Olimpiade può succedere qualsiasi cosa. La tensione ti si può anche mangiare. Non è successo invece nel caso di Furlani. E io lì per lì, quando fa comunque quel salto a 8,34, sono rimasto, anche se so che è forte, ma sono rimasto abbastanza sorpreso, nel senso che dico, ho detto, cavolo, subito dentro, proprio subito super concentrato, sciolto, veramente, veramente bene. Quindi già lì sono stato super contento. Poi gli avversari quali erano? Oltre a Tentoglu, ecco, i giamaicani, lo svizzero e Hammer, che è uno da personale 8,45 se non erro, quindi avessi tirato fuori anche un 8,40 sarebbe stato, ma anzi, bastava un 8,35, sarebbe rimasto davanti comunque a Furlani, ad esempio. Il cinese avevamo, quindi insomma c'erano varie incognite. E Furlani si mette lì in testa inizialmente dopo il primo, insomma, la prima serie, ecco, non mi veniva il termine, di salti. Poi però abbiamo un Tentoglu che risponde 8,48 al secondo salto, alla seconda serie, e nemmeno è troppo contento. Non riuscirà più a superare quell'8,48, ma Tentoglu è un maestro perché? È un mostro perché praticamente non fa nulli, ha una costanza incredibile in pedana, una costanza che in parte ha avuto anche il nostro Furlani, perché poi al quinto tentativo rifà un 8,34, fa poi due nulli, un altro salto così e così se non erro, l'ultimo, se non vado errato, però insomma già lì eri abbastanza scarico, eccetera, ma il salto precedente era stato un salto nullo di 3 centimetri e mezzo, ma era veramente lungo, che poteva valere qualcosa anche in più dell'argento forse poi, ma ovviamente con i se e con i ma non sono da nessuna parte, perciò dico uno come Tentoglu che praticamente non fa mai un nullo, è tanta 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 roba, tanta roba. Quindi oro alla Grecia, seconda Olimpiade consecutiva vinta appunto dal fenomeno greco. Argento al giamaicano Pinnock che fa 8,36, fa due salti buoni in tutta la gara, quindi su sei salti, 8,36 e poi un 8,34 anche lui. Quindi diciamo, allora, se avesse messo un solo salto buono avrei rosicato anche un po' di più, però
Però cioè, tu puoi fare anche, ok, che tutti i nulli non li puoi fare perché? Perché c'è il taglio, no? Dopo i primi tre salti i migliori 8 rimangono in gara, ovviamente. Quindi, però metti che uno fa tutti i primi due nulli, poi il terzo fa il saltone e altri tre nulli, cioè hai fatto un salto buono, gli altri tutti nulli, ma hai vinto la gara, per dire. Quindi, insomma, ci sono varie situazioni. E per questo comunque bravo Pinnock a trovare, insomma, il salto giusto, 8,36, peccato per quei 2 cm, ma oh, per la prima Olimpiade e quindi la prima medaglia di Furlani, argento bronzo, ma non cambia assolutamente nulla, cioè dal mio punto di vista quantomeno. Certo, lì nella gara cambia perché ti potrebbe superare un Ehammer di turno, se stai davanti a Pinnock, se ti supera uno, comunque stai sul podio. Quelli sono i discorsi, però poi a posteriori non mi cambia veramente nulla e credo non cambi nulla nemmeno a Furlani che, ripeto, è sul podio a 19 anni, sul podio olimpico. Quindi bravo, 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 bravo. E ripeto, ci mantiene aperta la striscia di giorni consecutivi nei quali andiamo a medaglia. E domani abbiamo una medaglia, tra l'altro, già prenotata, che è quella di Tita e Banti, che sono medaglia sicura e poi vedremo, insomma. Oltre alla finale del salto in lungo, abbiamo avuto la finale del martello donne con una Sara Fantini, però una delle più brutte Sara Fantini che abbia mai visto, lo dice anche lei stessa. Peccato veramente, dopo tre salti già fuori, ultima, dodicesima, e non tre salti, scusate, sono rimasto al salto in lungo, dopo tre lanci, due nulli, uno valido, ma non una misura sufficiente, insomma. Non bene perché? Perché il podio è a 74 metri e qualcosa, e lei ha un personale che è anche il primato italiano di 75 e 40, 44, se non erro, comunque potrei aver sbagliato in termini di centimetri, però comunque oltre i 75 metri sicuro. Quindi cosa significa? Che il podio evidentemente era fattibile in condizioni normali, quindi se avesse tirato fuori una gran bella gara sarebbe stato comunque fattibile. E quindi aumenta il rammarico. Succede spesso che la peggior gara, purtroppo, magari anche della stagione, la tiri fuori proprio in un evento così importante. La tensione, eccetera, anche se lei non si sapeva spiegare lì per lì proprio di preciso il motivo di questo, tra virgolette, fallimento, perché dobbiamo parlare di un fallimento in finale, comunque questo è stato, ecco. Quindi peccato veramente per Sara Fantini, perché? Perché avrebbe completato una serata grandiosa. Abbiamo avuto un Pietro Arese, infatti, nella finale dei 1500 metri. Già lui era andato molto forte a Roma, già ha il record italiano. L'altro giorno Riva a momenti glielo toglie, quindi significa anche che i nostri sono veramente in forma tutti. E cosa succede stasera? Record italiano e chiude ottavo nella finale. Quindi che cosa dire? Tanta, tanta, tanta roba anche il nostro Pietro Arese, che infatti era felicissimo. E c'è stata una sorpresa in questi 1500, perché abbiamo avuto l'oro di Hocker, quindi americano statunitense, che passa all'interno un Ingebrigtsen che decide di attuare la strategia di gara seguente: mi metto davanti sin da subito e faccio il ritmo per cercare di stancare e di stroncare gli avversari. In realtà quello che non ce la fa alla fine è proprio lui. Negli ultimi 100 metri crolla e nemmeno va a podio, uno come Ingebrigtsen, campione in carica. Insomma, passare da primo all'inizio del rettilineo dei 100 a quarto, praticamente, tanta roba in negativo per lui. Però gli è mancato più di qualcosa che non è mancato invece ad un Hocker che, ok, correva veramente male nel finale, ma è la stanchezza, cioè era tutta, fa tra l'altro record olimpico, quindi oro e bronzo, tra l'altro, agli Stati Uniti, argento con Kerr, che fa record nazionale britannico, insomma, quindi Gran Bretagna. E, tra l'altro, primo, terzo e quinto gli statunitensi, quindi tanta, tanta, tanta roba. E delusione, ovviamente, abbiamo detto, Ingebrigtsen. Tornando un attimo al martello femminile, me ne sono dimenticato di dire chi abbia vinto l'oro: una canadese, Cameron, credo si chiami, sì, Rogers. Dopo, insomma, l'oro di Katzberg al maschile, anche al femminile un oro al Canada, quindi il martello è del Canada, non c'è nulla da fare.
Anita Vlodarczyk non riesce per poco a salire sul podio. Mi sarebbe piaciuto vederla ancora una volta sul podio, però è una grandissima campionessa che anche, insomma, all'età che ha, non si dice, è lì comunque a giocarsi ancora una medaglia. Quindi, che dire, veramente stupenda la lanciatrice polacca, insomma. Poi passiamo alle altre gare. Sto sudando come un maiale, ragazzi, non ci fate caso, magari si vedrà anche un po', no, forse no, dal video. Comunque, dopo i 1500 metri, parliamo un attimo della finale, insomma, dei 200 metri, no? Donne, come da pronostico, ieri avevo detto, si era vista benissimo, avevamo visto benissimo Gabriel Thomas, che infatti vince molto bene questa sera. Julian Alfred, secondo i tempi, e i tempi non hanno mentito, era secondo e seconda arriva, quindi regala comunque un'altra medaglia splendida a Santa Lucia, che quindi possono ritenersi sicuramente super, super soddisfatti. Terza, Brittany Brown, questa è un po' una sorpresa perché io mi sarei aspettato alla fine di vedere una delle britanniche, abbiamo Neita e Asher Smith che arrivano comunque lì, quarta e quinta, ora non ricordo se sono queste le posizioni o invertite, comunque. Mi sarei aspettato una delle due britanniche che arrivasse appunto sul podio. E invece l'americana Brown ce la fa e quindi contenta lei, contenti gli americani che comunque con queste vittorie di questa sera, diciamo, riscavalcano momentaneamente la Cina, tra l'altro in testa al medagliere, con 24 ore credo attualmente gli Stati Uniti. Quindi bravi loro, insomma, cosa dire. E poi la 3.000 siepi, donne, oro al Bahrain, come dice, e così si dice, insomma, come dice Francone Bragagna, stupendo, e record olimpico appunto per Bahrain. Vari record, tra l'altro, battuti in questa gara, mi pare di aver visto, tra nazionali, continentali, con la francese che arriva quarta ai piedi del podio e che fa record europeo. Ho visto appunto record personali, anche insomma vari primati raggiunti in questo, anzi superati, migliorati in questo, cioè vari tempi migliorati in questo 3.000 siepi donne. Poi veniamo alle altre gare, 1.500 donne, le batterie. Abbiamo avuto Vissa, italiana, ai ripescaggi ma con personal best, quindi veramente veramente bene. Del buono. Più cavalli anche loro ai ripescaggi. Veniamo alla qualificazione per il salto in lungo donne. Larissa Iapichino fa un 6,87, che basta comunque già con questo salto, no? Aveva fatto misura minima per avere la Q grande di qualificata. Secondo salto dopo un 6,90 di giornata, e quindi si qualifica con la seconda misura. Quindi bene. Lo stesso discorso che facevamo, che facevo per Furlan, che ho rimarcato insomma per quanto riguarda Furlani, intanto qualificarsi, poi si era qualificato con Furlani 8 e 0, cioè poco sopra gli 8 metri. Importante qualificarsi e poi si vedrà. E poi abbiamo visto cosa ha fatto Furlani questa sera. Ora non è detto che si ripeterà anche con Iapichino, però stiamo a vedere. Certo, abbiamo ad esempio una Micambo che è lì davanti, insomma, che è tosta da battere. Allo stesso tempo abbiamo anche una Spanovic che non si è qualificata, ma che aveva comunque avuto vari problemi in stagione, però insomma si può lottare, ecco, per la medaglia. Anche qui sarà comunque difficile, quindi attenzione, anche qui comunque gara tutta da seguire. Sarebbe bello andasse sul podio dopo Furlani anche la nostra altra giovane stella, Larissa Iapichino, sarebbe veramente bello, però un passo alla volta. Intanto godiamoci Furlani comunque. Poi i 400 donne, quindi i ripescaggi, Mangione è fuori, quindi fuori dalla semifinale, però fa il personal best, quindi direi comunque bene, direi che la forma c'è. 400 uomini, semifinale, out, sito, e io insomma, spero che vinca proprio Kirani James di Grenada, perché ho una fissa, soprattutto attualmente ho una fissa con queste nazioni, diciamo, meno quotate, anche se Grenada e Kirani James, cioè lo sappiamo che è un atleta di livello, insomma, per carità. Però io spero che vinca lui, per Grenada, forza Grenada. I 200 uomini, i ripescaggi,
Rossi quasi ce la fa nella sua batteria, ricordiamo che si qualificava in semifinale il vincente della batteria, lui arriva a 2 centesimi dalla vittoria. Quindi peccato, però diciamo il suo obiettivo era andare in semifinale, non ce la fa, però comunque direi diciamo bene nel complesso, anche per questa batteria di ripescaggi sarebbe stato bello vederlo in semifinale, certo, assieme a De Salù e a Tortu, però insomma non si può nemmeno avere tutto, dalla vita. Terminato il discorso atletica, passiamo alla pallavolo. Il volley donne, ragazzi, tanta tanta roba, 3-0 alla Serbia, un po' di tensione all'inizio, ovviamente parlo di quarti di finale, volley donne, volley appunto femminile, tensione abbastanza alta all'inizio e si vede che abbiamo le mani un po' rigide, insomma, no? E che c'è tensione, quindi infatti in ricezione non siamo proprio perfette. Siamo sotto, andiamo sotto anche di 6 punti, circa 6-7 punti, mi ricordo nel primo set, ma nel primo set allo stesso tempo guardavo comunque la finale, no, di Furlani del Sartilungo, quindi non l'ho seguito bene. Per fortuna che ho deciso di staccare quando eravamo sotto così di vari punti, mi sono ricollegato quando eravamo praticamente pari a pochissimi punti dalla fine del set. Lo vinciamo 26-24 e lì ci sblocchiamo, cambia tutto. A muro con le nostre centrali fra Muri, quindi di Far, Danesi, mi ricordo anche un muro più in là di Egonu, veramente stupendo, insomma, soprattutto 2-3 su Boscovic, niente male. E i primi tempi proprio delle nostre centrali, veramente bene, iniziano a funzionare bene, quindi bene in queste componenti. Al servizio, comunque bene, mettiamo a segno anche degli ace, non ricordo quali, però cioè non ricordo quanti, però l'importante è che abbiamo battuto bene alla fine. E in attacco, comunque, Egonu funziona, Antropova, quindi l'ho vista anche lei bella carica. Miglioriamo in ricezione, migliora tutto perché ci sciogliamo. E il secondo e il terzo set, ragazzi, cioè. La Serbia, facendo anche un paragone con il Giappone per quanto riguarda gli uomini, no? Di ieri, non è il Giappone di ieri, quindi ok, anche se Boscovic tira giù magari vari palloni in attacco, ma nemmeno troppi, fa anche qualche errore di troppo, poi cioè, in difesa non possono fare i miracoli e quindi prendiamo il largo sia nel secondo che nel terzo set e vinciamo veramente bene il secondo e il terzo parziale. Quindi è un 3-0 super meritato all'inizio, il primo set. Un bel po' di tensione perché ricordiamo che l'Italia, cioè, non era mai andata prima di questa sera in semifinale in un torneo olimpico. Parlo ovviamente di che cosa? Parlo del volley femminile, quindi è una giornata storica e può starci un po' di tensione. L'importante è saper rimediare, noi l'abbiamo fatto veramente alla grande e mi è sembrato veramente un gruppo unito. Poi ogni partita a sé, ogni prestazione a sé, ogni avversaria è da valutare al momento, per carità, come è accaduto proprio con l'Ital Volley maschile ieri contro il Giappone. L'abbiamo ribaltata in una maniera, no, clamorosa. Partita dopo partita, ora ci sarà la semifinale contro la Turchia, che abbiamo già incontrato nel girone, abbiamo vinto 3-0, però attenzione, un pochino, se devo essere sincero, mi preoccupa questa cosa perché loro magari, allenatore, no? Santarelli, marito del nostro libero fenomenale Monica De Gennaro, sicuramente metteranno a posto delle cose, sicuramente proveranno a trovare delle precauzioni. Io mi aspetto però anche noi che saliamo comunque di livello e la cosa base che mi aspetto è non sottovalutare l'avversaria perché è stata battuta comunque al girone 3-0. No, assolutamente no. È una semifinale olimpica e vabbè, su questo comunque mi fido assolutamente, ciecamente, di Velasco, sinceramente, cioè vi devo dire la verità. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo, anche se un pochino di preoccupazione comunque rimane sempre. Però, come noi dobbiamo comunque non sottovalutare e temere una Turchia che è comunque una squadra forte, attenzione a Vargas, attenzione a tutte quante le altre, che quando la Turchia gira comunque, dobbiamo ecco, cercare di contenere Vargas, loro troveranno altre soluzioni e noi dobbiamo rispondere, aumentando il nostro livello di gioco. Anche loro devono avere paura di noi, assolutamente, dopo aver visto comunque sicuramente la nostra prestazione di questa sera contro la Serbia.
Loro ricordiamo che hanno battuto la Cina 3-7-2, quindi erano in vantaggio 2-1, poi si fanno rimontare, due pari e vincono al tiebreak 15-12. Quindi è stata la partita più combattuta delle quattro, perché le altre tre si sono concluse con 3-3-0. Italia-Serbia 3-0, Brasile-Repubblica Dominicana 3-0 e Stati Uniti-Polonia 3-0, Stati Uniti che hanno annientato letteralmente le polacche. Quindi questo è, ragazzi, per quanto riguarda il volley. Poi, ciclismo su pista. Al femminile è ora, anche per le ragazze, no? Per quanto riguarda inseguimento a squadre, ci qualifichiamo come quarte. Andremo a giocarci l'ingresso eventuale, almeno sulla carta, ipotetico, no? Cioè, nel senso che andiamo a scontrarci contro chi? Contro la Nuova Zelanda, che fa 2,9 secondi meglio rispetto a noi, quindi è ovvio che sarà veramente veramente difficile spuntarla contro di loro. Però ci dobbiamo provare, ci possono essere, non gliela vorrei gufare, però sempre degli imprevisti. E quindi, cioè, le gare, insomma, possono cambiare da un momento all'altro, insomma, si possono fare i pronostici, eccetera, però non si può mai sapere cosa succederà, fino a quando, insomma, non ci metteremo comodi, insomma, a guardare la gara e assisteremo ad essa. Quindi forza azzurre, vediamo se magari verrà inserita Balsamo, dipende ovviamente da come sta, insomma, staremo a vedere. Pare che non stia molto bene, però insomma staremo a vedere. Fatto sta che il livello comunque è veramente alto. Per quanto riguarda gli uomini, oggi invece tempo di sfida contro l'Australia, che avessimo vinto saremmo andati a giocarci poi loro. Non è stato così, ma alzo le mani. Un'Australia che sbriciola di 1,3 secondi, cioè fa 1,3 secondi meglio del nostro record del mondo che facemmo proprio 3 anni fa a Tokyo in finale contro la Danimarca, con un super Ghana nel finale, ce lo ricordiamo tutti. Quindi un'Australia che da inizio anno si dedica praticamente solo a questo ciclismo su pista, e i risultati si vedono. Tanta, tanta, tanta roba. Alzo le mani perché siamo arrivati 2 secondi circa dietro loro, e quindi abbiamo fatto 1 secondo circa peggio di che cosa? Del nostro record del mondo. Quindi noi sottotono, ma probabilmente, cioè, siamo questi attualmente. Loro top, tantissima roba, quindi complimenti a loro. Il nostro Consonni, che non tira per più di un giro, insomma, è anche un po' eloquente, cioè è evidente che non c'è una condizione top. Anche Ganna nel finale non riesce a dare, secondo me, il meglio di sé, ma anche se avesse fatto il super Ganna tipo quello, ecco, della finale di 3 anni fa contro la Danimarca, sarebbe stato veramente molto molto difficile tenere testa a questa Australia. Quindi insomma, che ripeto, hanno abbassato il nostro record, hanno migliorato il nostro record del mondo di più di 1 secondo, quindi tanta tanta roba. Quindi questa sfida è andata così, ci giocheremo il bronzo, indovinate contro chi? Contro la Danimarca. Quindi un'altra finale come 3 anni fa, solo questa volta per il metallo dei tre meno pregiato. Ma è pur sempre una finale per una medaglia olimpica, quindi oh, forza ragazzi. La finale sarà fra Australia e Gran Bretagna. Ma cioè, se l'Australia è questa, se l'Australia è quella del record del mondo, ragazzi, di oggi, boh, alzo le mani. Quindi bravi loro, nulla da dire. E poi pallanuoto, il 7 rosa, abbiamo visto un'Olanda-Italia, anzi finita 11-8, giusto così, perché noi facciamo una bella partita nel complesso, le riusciamo a contenere, rimaniamo lì punto a punto nonostante quello che ci mangiamo. E i pali ne abbiamo presi 9, se non erro, 0 superiorità numeriche sfruttate su 8, non è possibile a questi livelli, 2 gol mangiati, non è possibile, e 2 gol che il nostro portiere Banchelli, che in più di qualche occasione non è troppo performante purtroppo, poteva evitare, quindi 2 gol evitabili. Metti insieme tutto ciò, metti insieme anche il fatto che in alcune situazioni abbiamo anche avuto un po' di sfortuna con qualche rimpallo a favore loro, eccetera, eccetera. I pali, dei pali, insomma, già ne ho parlato. Ma se non segni, raga, cioè, 0 su 8 nelle superiorità numeriche è veramente nulla. E quindi meriti di andare a casa con queste percentuali. Poi con l'Olanda sembra che arriviamo sempre lì ad un passo, no? Dal battere, ad un passo da
dal riuscire a prevalere e invece non ce la facciamo. Quindi questo è, chiudiamo un po' male in attacco, certo mai come la prima partita che abbiamo giocato in queste Olimpiadi contro la Francia, però abbiamo aperto male queste Olimpiadi in attacco e chiudiamo, insomma, non benissimo. Quindi a casa ai quarti di finale il 7 rosa. Poi altri sport, i tuffi, Marsaglia nel trampolino da 3 metri e in finale con il settimo punteggio. Jodoin Di Maria nella piattaforma a 10 metri femminile, già era stata brava comunque a qualificarsi in finale, fa una bella prima parte di gara, ad un certo punto è quinta, sesta, poi insomma perde delle posizioni e chiude in decima posizione, però io credo anche che possa ritenersi comunque soddisfatta in generale. Del suo percorso e delle sue Olimpiadi. Poi Orocina con la giovane 17enne Kwan che sforna un tuffo tra l'altro perfetto da tutti i 10, cioè i giudici le danno tutti i 10, quindi 90 punti. Assurda. Vela, l'ho accennato già prima, se siete stati attenti, insomma, ma Tita e Banti sono già medaglia, hanno già una medaglia al collo, speriamo che sia quella del, insomma, l'oro, quella fatta dal metallo, diciamo, più prezioso, quindi speriamo che sia d'oro, non lo volevo dire, però partiamo con, insomma, prima della medal race, scusatemi, è anche una certa ora, quindi se mi blocco, se un attimo mi impallo, vado in tilt, capitemi, perdonatemi, quindi vanno alla medal race con 14 punti di vantaggio. Non dico altro, loro sono veramente, veramente forti nella loro categoria, anzi negli ultimi anni dominatori e mi fermo qua. Forza, Ruggero Tita e Caterina Banti. Fate volare il vostro catamarano. E poi, arrampicata, Zurloni convincente nello speed, tra l'altro fa record europeo, quindi direi anche per lui esordio olimpico, niente male, e quindi è qualificato alla fase finale che credo ci sarà dopo domani, non vorrei sbagliarmi, però comunque non domani sicuramente, almeno questo è quello che mi pare di aver capito. Nell'equitazione, ricordiamo, Camilli con il suo cavallo Odense era andato in finale del salto ostacoli con zero penalità e un gran bel tempo. Purtroppo in finale non si ripete perché credo abbia accumulato 12 punti di penalità e quindi questo è insomma oro alla Germania. Canoa Sprint, Casadei e Tacchini vanno in semifinale direttamente, i primi due di ogni batteria insomma andavano in semifinale diretta e nella canoa sprint 500 metri. Poi nella lotta libera purtroppo la nostra Liuzzi ha dato forfè nella categoria no? 50 kg e quindi non si è presentata, quindi insomma fine dei giochi prima di cominciare. Non so il motivo, cioè non ho seguito assolutamente la lotta libera oggi, ma c'è stato un qualcosa di storico oggi nella lotta greco-romana con il cubano Micaín López Núñez nella categoria massimo 130 kg. È il quinto oro olimpico per lui. È una leggenda, semplicemente. Cioè, chi riesce a vincere per così tante Olimpiadi un oro è una leggenda, punto e basta. Dello sport in generale, dovrebbe essere conosciuto ed acclamato da tutti in tutto il mondo. Fine. Questo è il mio pensiero. Quindi grandissimo, veramente grande, grande, grande. Veniamo al basket, i quarti di finale del torneo maschile. La Francia ha battuto il Canada, prende quasi da subito un certo vantaggio e comunque credo abbia cambiato passo, in questi quarti di finale la Francia di Wembanyama e compagni, insomma. E quindi Canada battuto. Gli Stati Uniti battono il Brasile, almeno io non ho visto il finale di partita, però li avevano ad un certo punto praticamente doppiati, erano tipo 68 a 38, una roba del genere, quindi insomma credo non si siano fatti rimontare gli USA. La Serbia batte l'Australia che agguanta tra l'altro l'overtime con Patty Mills proprio all'ultimo con un tiro da dentro l'area, tra l'altro era molto sbilanciato, quindi già comunque hanno fatto tanta roba lì, poi Jokic si prende in mano la sua Serbia e va, insomma, e spedisce appunto i serbi in semifinale. Mentre la Germania, prima
primo match di giornata, aveva battuto la Grecia di Antetokounmpo. Franz Wagner, ragazzi, è uno dei miei giocatori preferiti al mondo e su questo non ci piove e oggi lo ha ribadito ancora una volta. Oh, ricordiamo la Germania campione del mondo, quindi, e semifinale olimpica, almeno per ora. Quindi, questo è ragazzi, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti su quest'altra giornata olimpica, quindi martedì 6 agosto, e che dire, forza azzurri, domani ci sarà l'esordio di Tamberi, a meno di cose strane, ma spero proprio di sì, insomma, qualificazioni del salto in alto uomini domani mattina, o dipende, a seconda di quando stiate guardando questo video, quindi se lo state guardando ad esempio domani pomeriggio già sono state fatte le qualificazioni, quindi speriamo bene, già sapete il risultato eventualmente. Inizia tra l'altro il Taekwondo, me ne stavo quasi dimenticando, ma il Taekwondo è una delle mie discipline preferite proprio nelle Olimpiadi, proprio da guardare televisivamente, quindi sono contento di questo. E poi ci saranno Tita e Banti, come ho detto prima, la medal race, quindi forza azzurri, al prossimo video.